Buon pomeriggio Paolo. Sì, grazie, grazie Andrea. Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Un saluto a te. Siamo, hai detto bene, a Canosa Sannita, nella sala del municipio del piccolo centro in provincia di Chieti. Un piccolo centro ma molto attivo, e tra poco capiremo il perché. Abbiamo anche un po' anticipato quello che è l'argomento in oggetto per questo collegamento. Io presento subito gli ospiti. A fianco a me, lo vedete vicino al microfono, il consigliere regionale della Lega Fabrizio Montepara, tra l'altro anche ex sindaco di Orsogna, se non erro, e poi alle sue spalle Angelo D'Ottavio. Qui di fianco a me è Angelo D'Ottavio, presidente del circuito Abrex. Al mio fianco il sindaco, il primo cittadino e padrone di casa di Canosa, Lorenzo Di Sario, e poi più indietro una commerciante, un esercente di Canosa, in rappresentanza anche dei commercianti che utilizzano questa moneta complementare, Martina Picciano. Io direi di partire proprio da Fabrizio Montepara, consigliere regionale, perché proprio lei, Montepara, ha portato in consiglio una proposta di legge per questi circuiti complementari, per l'utilizzo di questi circuiti complementari. Sì, quindi in prima istanza volevo ringraziare naturalmente tutti i colleghi, i consiglieri che hanno condiviso con me questa proposta, l'hanno votata all'unanimità, quindi significa che tutto il Consiglio regionale d'Abruzzo ha riconosciuto in questa possibilità di un circuito alternativo, complementare, di aiuto, soprattutto in questo momento di grave difficoltà economica, come un valido rimedio alla situazione del commercio. Ma non solo. La mia proposta nasce perché si vuole dare il giusto riconoscimento alle professionalità, al lavoro, alla persona. Noi non possiamo essere considerati dei numeri per cui la banca, la grossa finanza, ecco, ci considera come un accessorio. No, l'uomo ha la sua centralità, per cui io ritengo che era un fatto dovuto. Naturalmente questa è un'opportunità che si dà ai commercianti, ma non solo, ai professionisti, a tutto il mondo economico. In Abruzzo già c'è la realtà, che è la realtà di Abrex, e io quindi ringrazio D'Ottavio, Angelo e tutti i collaboratori che hanno avuto queste idee e da diversi anni ci stanno lavorando, ma io come consigliere regionale mi auguro che altri circuiti nascano, proprio perché nella molteplicità dei servizi, nella possibilità che più persone possano, ecco, offrire qualcosa di alternativo sempre a favore dei cittadini. Questo è il nostro scopo, lavorare perché il cittadino, in questo caso il cittadino abruzzese, veramente possa avere il massimo, ecco, dai propri rappresentanti, dai propri, ecco, commercianti, professionisti, artigiani. Allora andiamo ad ascoltare proprio dalla viva voce del primo cittadino di Canosa, Lorenzo Di Sario, questa iniziativa, perché lei, sindaco, lo possiamo dire oggi in anteprima, sta per battere, lo farà tra pochissimi giorni, le prime monete, le monete locali qui a Canosa. Come mai questa iniziativa? Perché? Guardi, la verità comunque è che noi qui a Canosa già abbiamo un sistema non completamente similare, però un qualcosa che applichiamo sul recupero della plastica. Noi infatti consegniamo dei buoni a chi immette le bottiglie di plastica, le lattine d'alluminio dentro dei contenitori. Quindi, partendo da questo presupposto, oggi come oggi diciamo che ci vogliamo allargare. Quindi abbiamo sposato questa idea che ci è stata gentilmente proposta dalla regione Abruzzo e da Abrex. Lei prima mi chiedeva il motivo. Beh, il motivo è semplice, un po' già accennato il consigliere regionale. Qui già prima del Covid si respirava un pochino d'aria di crisi, poi con il Covid la situazione è peggiorata e quindi il commercio locale ha bisogno di catalizzatori. Dobbiamo inventarci, dobbiamo trovare nuove idee, delle innovazioni che possano riuscire a dare slancio all'economia locale. E quando intendo locale intendo parlare anche, ecco, di questi piccoli paesi dell'interno, tipo Canosa Sannita. Lei prima ha detto che anche se è un piccolo paese, però ha idee abbastanza importanti, e io la ringrazio, perché poi la cosa corrisponde a verità. Oggi come oggi bisogna inventarsi comunque
qualche cosa per, ecco, per, non dico per combattere perché non è il termine giusto, ecco, uso un altro termine, per contrastare lo strapotere, per esempio, della grossa distribuzione, che nel giro di poco tempo hanno cambiato proprio i volti dei paesi, specialmente i paesi dell'interno tipo Canosa Sannita. E quindi io personalmente ho sposato subito a priori questa iniziativa, la porteremo avanti a testa alta, con coraggio, perché ci vuole anche un pizzichetto di coraggio e poi anche un pochino di pazzia. Il nome della moneta però non ce lo vuole rivelare? Non lo posso dire perché mi hanno detto di non dire niente, quindi devo obbedire. Allora attendiamo, comunque ringraziamo per averci dato la prima genitura di questa notizia e attenderemo qualche giorno per avere l'ufficialità di tutto questo. Angelo D'Ottavio, Circuito Abrex, prego di avvicinarsi al microfono. Presidente del Circuito Abrex, ormai sono diversi anni che state lavorando, direi è bene, in Abruzzo, per far sì che questi circuiti complementari, in particolare Abrex in questo caso, possa sempre più trovare terreno fertile, e state trovando enti, associazioni che da questo punto di vista stanno abbracciando la vostra idea, le vostre iniziative. Sì, 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 con grande soddisfazione, l'ha detto, insomma, autorevoli rappresentanti delle istituzioni, il Consiglio regionale, il Comune di Canosa Sannita, i commercianti che poi sentiremo, quindi c'è questa rete, questa voglia di fare rete e soprattutto questa voglia di fare rete nei piccoli comuni, che in una comunità come quella abruzzese rappresentano più dell'80% dei comuni. In Abruzzo 251 comuni su 305 hanno meno di 5.000 abitanti. Allora, questo progetto che parte da Canosa Sannita nelle prossime settimane troverà spazio in altri comuni, non solo della provincia di Chieti, grazie a sindaci come Lorenzo Di Sario, coraggiosi e con, forse anche come diceva simpaticamente, con quella vena di follia che serve a guardare oltre. Cioè, se pensiamo di risolvere i problemi della crisi con gli stessi strumenti che l'hanno creata, non ne verremo a capo. C'è bisogno di innovazione. Abrex è una startup innovativa che si occupa di innovazione, di strumenti innovativi al sostegno delle imprese. La nostra passione è sostenere le piccole imprese, però metterle insieme, perché se riusciremo a fare rete, più saremo capaci di fare rete e più riusciremo a raggiungere importanti traguardi. Dottavio, in 30 secondi però è giusto spiegare, per chi non dovesse conoscere bene questo sistema delle monete complementari, che cos'è Abrex? Abrex è uno strumento che permette alle imprese di accedere a linee di credito senza costi, senza interessi, in 24 ore e senza le valutazioni che danno le banche. Ma non è uno strumento antagonista alle banche, è uno strumento complementare a quelli tradizionali. Le imprese in questa comunità possono comprare usando la loro capacità di produzione, quindi comprano in misura direttamente proporzionata a quello che potranno vendere, perché in questa comunità ci sono aziende che effettuano domanda e offerta di beni e servizi, una comunità che cresce in un'economia che ha una rilevanza sociale straordinaria. E chi ha voluto sposare questa idea dell'Abrex è una commerciante qui di Canosa, Martina Picciano, giovane, giovanissima. Come è nata questa idea e come ti trovi a lavorare con il circuito Abrex? Allora, io questa mattina mi trovo qui in rappresentanza di tutti i commercianti del nostro paese e siamo stati ben lieti di accettare e di conoscere questa moneta alternativa che può fare in modo di far crescere il commercio nel nostro piccolo paese. Quindi mi ritrovo qui con l'accettazione di tutti, insomma, ad essere felice e sperare di poter portare più movimento nel nostro paese, ecco. L'obiettivo, come diceva il sindaco, è quello di cercare di battere, di superare, esatto, questo periodo difficile. Esatto, purtroppo ci troviamo in un periodo di crisi e un po' per tutti i piccoli paesi, specialmente i piccoli paesi, quindi dobbiamo fare in modo di essere un paese alternativo e riuscire ad affrontare e a vincere questa crisi che purtroppo ci troviamo ad affrontare, ecco, specialmente anche dopo il coronavirus.
Grazie, grazie a Martina Picciano. Io direi di chiudere tornando al consigliere regionale della Lega Fabrizio Montepara, perché lei è stato primo firmatario di questa proposta di legge, ma io vorrei anche parlare di quello che la Regione, la Giunta regionale sta mettendo in campo proprio a livello della nostra Regione per dare una mano al commercio, alle nostre aziende che si trovano in un momento di oggettiva difficoltà. Sì, tante sono le iniziative, naturalmente abbiamo individuato quelle che sono le attività imprenditoriali e economiche più importanti, quindi che va dal commercio per cui, e dalle attività artigianali, per cui daremo dei contributi in base alla perdita di redditività rispetto a aprile 2019 e aprile 2020. Abbiamo dei bandi per le imprese per l'acquisto di attrezzatura, in questo perché anche in questo momento di difficoltà e molte imprese stanno investendo proprio perché comunque ci sarà e ci si augura che ci sarà una ripresa. Abbiamo un sostegno alle famiglie, quindi abbiamo fatto il bando per le famiglie in difficoltà e posso dire che la Regione Abruzzo a tutti coloro che hanno fatto la domanda, quindi stiamo parlando di circa 20.000-21.000 domande, a tutte saranno erogate il contributo e così tante altre iniziative. Noi cerchiamo che nel nostro piccolo, naturalmente che i tempi saranno dilazionati perché anche là bisognerà attuare quello che era un'indicazione della regione, dello Stato, cioè quella di recuperare le somme dell'FSC, cioè quindi dei fondi europei, dei fondi nazionali non ancora spesi, quindi fare la revisione di tutti questi fondi e trovare le modalità di erogazione entro l'anno 2020 per evitare di restituire a livello alla comunità europea. Quindi diciamo il lavoro è grande, devo dare un grazie a tutta la struttura regionale, a tutti gli uffici regionali che in pochi mesi dovranno fare il lavoro che invece richiedeva forse qualche anno.